Salve, signoretta. Non è un po' presto per venire qui? La partita avrà inizio soltanto fra un bel po'. Sto pensando a come giocherà Oliver stasera. Immagino addirittura tutte le azioni che farà e il modo in cui calcerà il pallone. Sarà come se fossi io stesso a suggerirti come fare, capisci? Vederlo giocare mi ricorda quando giocavo anch'io a pallone. A volte mi soffermo a pensare a come mi comporterei se ci fossi io al suo posto, e così mi rendo conto che considero Oliver un altro me stesso. Capisco. Come va la sua vista? Non ho tempo per pensarci. Questi ragazzi si impegnano talmente tanto per giocare meglio che riescono a coinvolgere anche me. Così non mi rimane molto tempo per pensare ai miei guai. Volevo chiederle, Roberto, mi potrebbe dire cos'è la Coppa del Mondo? Eh? Fin da quando ero molto piccolo, Oliver non ha fatto che ripetere che avrebbe tanto voluto che il Giappone vincesse la Coppa del Mondo. Ecco, la Coppa del Mondo si può definire una specie di versione calcistica delle Olimpiadi. Addirittura è considerata più importante delle Olimpiadi stesse. Ma ho sentito dire...